Il trash di Instagram del 2023. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo anno del 2023. Oh, che bello ragazzi, che bello. Innanzitutto vi voglio anche ringraziare per esservi iscritti al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi ora al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare. Sempre, mi raccomando, dai, che iniziamo l'anno proprio col botto proprio, boom. Ok ragazzi, quindi iniziamo subito, perché oggi ragazzi andremo a vedere faremo tipo una reaction delle tendenze di Instagram del 2023. Ci sarà anche quest'anno il trashume nel 2023 su Instagram, lo scopriremo adesso che andiamo a vedere e andiamo subito a vedere. Allora, iniziamo subito a vedere il primo coso che ci dice. E poi parla di avatar, pubblicità di avatar, diciamo, vabbè. E andiamo avanti. Questo invece che fa le ciabatte. Voglio un uomo bello ed elegante che si sappia vestire bene, ti regala le ciabatte col pelo, ok, e magari in tutta la sera è pure l'unico pelo che te la fa vede, è giusto, vero, esattamente così. E questo invece che fa, questo che fa Ecto, fammi abbassare il volume. Questo fa il Pokémon in stampa 3D, ok. E questo è il Superman con Ben Affleck. Perché Ben Affleck fa Superman? Ok, ma preferiamo quello di Henry Cavill. Ok, poi iniziamo a vedere. Oh, questi sono i primi cosplayer che ci fa vedere Zact. E bello, ci piace. E ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se ci sta qualche cosplayer che vedete qua da 1 a 10, quello che più vi piace, ok? Poi andiamo avanti, questo è Rufy, va bene, questo è un altro cosplayer, Tang da Monster, che non so quale sia, ma ci piace perché gli addominali sono fatti bene. E quindi andiamo avanti, questa è un'altra cosplayer, It's Clare Sia. Non so quale cosplay, di quale cosplay tu sia, ma ci piaci. Poi andiamo avanti, tutti i cosplay ci stanno a far vedere, forse perché memorizza che sto cliccando sui cosplay, diciamo. Quindi andiamo avanti, questa è un'altra cosplayer di quelle di My Hero Academia, e ci piace, fatta bene, natalizia, brava. Andiamo avanti, questi invece di che cosplay sono? Questi vengono da Novegro, quindi Shadow Ray. E ci piace, questo sono di quali personaggi? Di Melioda, vedi? Meliodas e chi altro è? Elizabeth. Ci piace, fatti bene ragazzi, commentate qua sotto quale di questi cosplay che state vedendo vi piace. Poi andiamo avanti, questo invece cos'è che fa? Questo crea con la resina della roba, tipo cos'è che fa? Ci mette la resina trasparente nello stampo. Andiamo a vedere tra poco cosa, questa cosa di riflettente, diciamo, ce la mette così, ti è piazzata così. E cos'è che fa sto robo qua? Ah, no, sì, ha fatto tipo una pietra di quelle che si trovano in giro. Vabbè, andiamo avanti. Oh, questa ci piace. Questa è tipo un misto, tipo quelle di X-Men ai tempi dei primitivi, diciamo. Ci piace, brava. Ci piace, brava. Nanami costume, brava, bel cosplay. Oh, questa invece è Violet Cosplay, che ha fatto cosplay a tema natalizio, anche se non ci vede niente, diciamo che
Va bene così, va bene così. Civa, bravi. Questo invece è l'attore Porello Jeremy Renner, che ho appreso la notizia qualche giorno fa che ha avuto un incidente. Te che cazzo, il 2023 già iniziato de sta maniera col primo morto, invece no, per fortuna si è salvato. Per fortuna ha fatto, voleva per togliere la neve con un escavatore della neve, con uno spazzaneve, però lo spazzaneve, come cazzo è possibile, gli è caduta addosso, diciamo, e quindi l'ha travolto. Però per fortuna è salvo, per fortuna si è salvato e si sta ripia bene, meno male. Dai, dai Jeremy, dai, che occhio di falco, forza occhio di falco. Ok, quindi mi raccomando, datevi anche voi il vostro supporto, scrivetele su Instagram e borsa, cioè, guarisci presto, diciamo. E poi andiamo avanti. Questo invece che fa? Questo crede che sta affettando una melanzana, invece no, dovrebbe aprire una scatoletta, perché col coltello che lo sfondi tutto il coltello è tipo... Cioè, sto video così ci vorrebbe proprio Kaby Lame, che fa vedere qua con l'apri lattina, semplicemente con l'apri lattina hai aperto il barattolo invece che sfondarti il coltello. Vabbè, ok. Questa invece è un'altra cosplayer, Araivun. E che ci piace questo cosplay, bra bra, non so quale sia, ma ci piace lo stesso. Questa invece è Madame Blackwatch, che ha fatto il cosplay di, no, ma vede di quale cosplay di, non l'ho capito, sarà un cosplay natalizio. Scrivetelo voi nei commenti se capite quale personaggio è, perché io non lo conosco, però ci piace, ci piace. E vabbè ragazzi, quindi abbiamo visto alcuni video, alcune tendenze che stanno così su Instagram di questo nuovissimo 2023. Ragazzi, voi scrivete qua sotto nei commenti di questi pochi cosplay che abbiamo visto qual è il vostro preferito. Ci sarà solo un vincitore che poi quello che più verrà votato qua sotto nei commenti gli scriverò e vediamo cosa ne esce fuori, diciamo. Vabbè ragazzi, quindi mi raccomando, buon anno, buon 2023. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi invece ci vediamo per un prossimo video. Sciacari!